Monta la tensione alla raffineria Eni di Gela. Questa mattina gli operai della nuova X Gamma hanno protestato dinanzi ai cancelli in merito ai licenziamenti comunicati dall'azienda a tre lavoratori dello stesso gruppo. Gli altri colleghi dell'indotto si sono fermati per un'ora a sostegno della protesta. Il sit-in è stato appoggiato dalle segreterie provinciali di FIOM, FIM e UILM. Nessuno degli operai ha voluto rilasciare dichiarazioni. Questo è un momento difficile un po' per tutti e abbiamo chiesto all'azienda di rivedere la loro posizione in merito ai licenziamenti o alla procedura intimata nei confronti di alcuni lavoratori. Infatti abbiamo chiesto in questi giorni pure l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro affinché questa soluzione, come dire, rientrasse e chiediamo ufficialmente, e lo chiederemo nelle sedi istituzionali dell'azienda, di attivarci per vedere se c'è qualche ammortizzatore sociale al fine di evitare licenziamenti in un momento già difficile per il territorio, visto che gli investimenti e quindi le attività in questo momento stiamo facendo il possibile che come dire, si attivino al più presto per alleviare la sofferenza dei lavoratori e delle imprese. I lavoratori attendono ancora due mensilità arretrate e confermano di non avere mai rifiutato eventuali trasferte in altri siti. Domani è previsto un incontro all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta. I segretari sindacali Orazio Gauci, Angelo Sardella e Nicola Calabrese dovrebbero confrontarsi con i responsabili locali della nuova X Gamma. Noi stiamo lavorando con tutte le istituzioni affinché quegli impegni presi a Roma si concretizzino nell'immediato, perché come dicevo poco fa c'è fame di lavoro, la gente vuole lavorare, non vuole vivere di ammortizzatori sociali e il sindacato assieme a tutte le istituzioni senza fare populismi sta cercando di lavorare assiduamente affinché tutto quello che è possibile fare venga fatto nell'immediato, quindi in termini di investimenti, di autorizzazioni e di quant'altro.